La gestione della leucemia mieloide cronica è cambiata notevolmente negli ultimi 10 anni. Facciamo il punto sull'evoluzione della terapia, in particolar modo nei pazienti anziani, con il professor Carella, insieme alla professoressa Morra, organizzatore a Milano del convegno Leuchemia 2012. Professore, com'è cambiata la vita dei pazienti con leucemia mieloide cronica da 10 anni a questa parte? Beh, è drammaticamente cambiata, nel senso che in precedenza questi pazienti ricevevano un interferone che evidentemente era un farmaco che funzionava abbastanza bene, ma aveva degli effetti collaterali importanti. Con questi farmaci si passa alla cura della malattia, nel senso cioè che si va ad incidere in maniera importante sulla causa della malattia e quindi si mira ad ottenere non solo la remissione citogenetica, ma anche la remissione molecolare. Remissione molecolare che significa ridurre drammaticamente la percentuale di mutazioni cui può andare incontro questa malattia, mutazioni che necessitano dell'utilizzazione della seconda generazione di inibitori. Appunto, quali sono questi farmaci? Allora, l'imatinib, ne abbiamo parlato prima, forse non l'ho citato, ma è il farmaco che ha cambiato la storia di questa malattia. Il nilotinib e il dasatinib sono due altri farmaci. Il nilotinib è un derivato dell'imatinib, che ha però la caratteristica di agire in una fase molto più efficace, nel senso cioè che ha un'adesione alla base, alla membrana dell'Abelson, molto più importante rispetto all'imatinib, e ha una tossicità caratterizzata fondamentalmente da effetti di tipo gastroenterico. Il dasatinib invece ha un'attività più ampia, su più punti importanti della cellula, ma ha una tossicità diversa dal nilotinib, agisce prevalentemente a livello polmonare pleurico. Quindi allora in questo modo noi già individuiamo chi può ricevere un certo tipo di farmaco e chi può ricevere un altro tipo. Per esempio, un paziente diabetico, evidentemente non gli daremo il nilotinib, o lo daremo con molta attenzione. Un paziente bronchitico cronico che ha avuto già in passato problemi broncopolmonari o pleurici, cercheremo di evitare di dare il dasatinib. La tolleranza a questi farmaci è discreta, nel senso che vanno seguiti con molta attenzione e soprattutto è fondamentale l'aderenza alla terapia, cioè le dosi devono essere rispettate, perché il non rispettare le dosi potrebbe in generare la nascita di mutazioni che quindi metterebbero a rischio la vita del paziente. Ecco, questi farmaci si conoscono più o meno da una decina d'anni. Come è cambiato il modo di gestirli in Ma quest'ultimo non è che sia periodo? cambiato, diciamo che noi oggi, avendo 10 anni di esperienza, riusciamo a trasmettere ai colleghi, dico noi, cioè quelli che vivono in grossi centri, che vedono più pazienti, la necessità dell'aderenza, come ho detto prima, che è fondamentale. Perché c'è il paziente, per esempio, che dice: domani si sposa mio figlio, io per 3 giorni non lo prendo, mi bevo un po' di champagne. Ecco, questo è molto sbagliato. Inoltre abbiamo imparato a conoscere le tossicità. In pratica, prima ho già detto quali sono le tossicità dei due farmaci nuovi. La tossicità dell'imatinib, per esempio, è fondamentalmente legata a un edema diffuso, peraltro di grado 1-2, neanche di grado elevatissimo, e nausea, vomito, diarrea, quindi deve essere preso a stomaco pieno. Per quelli che non lo tollerano, basta aprire la capsula ed inserire il contenuto in 2 dita di succo di mela, per esempio, come facciamo con i bambini. In questo modo viene assorbito perfettamente. E va sempre dato a stomaco pieno l'imatinib, mentre il nilotinib va dato a stomaco vuoto 2 ore prima o 2 ore dopo, altrimenti, voglio dire, sono dei problemi di assorbimento. La tossicità più grave, come ho detto prima, potrebbe essere quella cardiaca, che è rarissima e pertanto i pazienti devono essere controllati attentamente dal proprio cardiologo e quindi nel caso decidere se continuare con uno o passare ad un altro farmaco. Oggi i risultati sono veramente molto importanti e la grande maggioranza dei pazienti è ancora in terapia con l'imatinib, cioè con il primo farmaco, e quelli che hanno avuto problemi di tolleranza o hanno avuto una progressione sono passati a uno degli altri 2 farmaci. Abbiamo già farmaci di terza generazione, come il ponatinib, e sono farmaci che agiscono anche su quelle mutazioni più gravi che potrebbero mettere a repentaglio la vita del paziente, ma evidentemente sono pazienti che devono essere seguiti con attenzione, ma sono farmaci nuovi e quindi abbiamo bisogno di tempo per giudicare la loro anche tossicità.